Cari amici di Fano TV, torna finalmente il nostro viaggio alla scoperta dei carri allegorici 2024 del Carnevale di Fano, che vedremo sfilare lungo Viale Gramsci il 28 gennaio, 4 e 11 febbraio. L'opera che andremo a vedere oggi è quella realizzata da Luca Vassilic dell'associazione Carnival Factory dal titolo Il Mangiasogni. Il significato del Mangiasogni è in realtà una metafora della società odierna, la società odierna che ci vuole tutti omologati, produttivi, freddi, non pensanti. La figura è rappresentata da uno sciamano, una sorta di vecchio spirito, vuoto, senza anima, che si nutre appunto dei sogni, delle ambizioni delle persone nella vita di tutti i giorni. In contrapposizione a questa figura comunque negativa e inquietante, c'è l'altra faccia della medaglia, c'è il sogno, l'onirico, tutto quello che la leggerezza d'animo, quello che noi tutti i giorni magari sogniamo nel nostro piccolo di vivere, quindi una vita senza problemi, senza ansie, angosce, tutto quello che in qualche modo la vita e la società ci spinge ad avere, insomma, ecco, quindi ci sarà questo scenario, questa scenografia onirica, appunto, multicolori, ci saranno tantissimi colori, forme, cose fantastiche, sorprese, ecco, che poi vi sveleremo, rappresentato, ecco, da elementi materialmente leggeri, appunto c'è una farfalla, c'è una mongolfiera, c'è un occhio sognante, che rappresentano la leggerezza dell'animo che tutti noi dovremmo riuscire a mettere più in evidenza e davanti a tutto quello che è il resto, appunto, dicevo, le ansie, l'angoscia che la società quasi ci impone di avere. A che punto siete con i lavori? C'è ancora da fare, l'uscita del 28 quest'anno e i problemi che purtroppo abbiamo avuto e i capannoni continuano ad avere non ci fermano, ma ecco, insomma, c'è tanto da fare. Tireremo a chiudere il carro sicuramente nel migliore dei modi, in tutti i suoi dettagli. La figura del Mangiasogni è quasi completa, ma il carro richiede anche a livello tecnico un certo tipo di preparazione e sistemazione, e in questo ancora dobbiamo lavorare. Siamo fiduciosi che il 28 saremo pronti. Vi aspettiamo al Carnevale di Fano per la prima uscita del 28 gennaio e quella del 4 e 11 febbraio, mi raccomando.